Ciao a tutti, buongiorno, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare una tipologia di video che non facevo da un po' di tempo, perché se andate a vedere sul mio canale, nelle playlist, vedrete che c'è una sezione tutta dedicata al turismo dell'occulto, quindi tutti quei luoghi che sono considerati infestati, luoghi misteriosi, luoghi che in qualche modo attirano l'attenzione perché hanno qualcosa di inspiegabile. E io effettivamente mi sono accorta che era un po' che non facevo un video di questo genere e ho pensato di parlarvi di un cimitero in particolare che è considerato uno dei più infestati del mondo. Questo cimitero si trova in Scozia, per la precisione a Edimburgo, ed è un cimitero costruito nel 1600. Questo cimitero è molto particolare e molto diverso dagli altri. Già se voi entrate lì noterete che c'è qualcosa di inquietante, perché anziché esserci tutti i simboli che sono riferiti comunque di solito alla commemorazione dei morti, come ad esempio le croci o simboli del genere, ci sono invece dei simboli che in qualche modo richiamano la morte e la dannazione. Quindi è tutto ricoperto questo cimitero di simboli di questo genere. Alcuni di questi simboli addirittura richiamano qualcosa di esoterico. Questo cimitero attira veramente tantissimi turisti. È stato costruito vicino a un luogo di prigionia nel quale si dice venissero torturati e uccisi brutalmente dei prigionieri. E poi questi prigionieri venivano appunto sepolti all'interno di questo cimitero. Il motivo per cui attira così tanti turisti, oltre appunto ad essere considerato uno dei luoghi più infestati del mondo, è perché c'è una tomba in particolare, che è quella di George Mackenzie, che davvero attira tantissime persone. George Mackenzie era il proprietario del luogo di prigionia che appunto si trovava vicino al cimitero ed era anche colui che personalmente torturava e uccideva tutti questi prigionieri. Questa tomba ha qualcosa di strano perché molte persone che hanno provato ad avvicinarsi a questa tomba hanno riferito di aver visto delle strane presenze, delle strane ombre, hanno sentito delle voci, ma la cosa più inquietante è che alcune persone hanno sentito una forza inspiegabile, una forza sovrannaturale che sembrava volerli spingere via per impedirgli di avvicinarsi a questa tomba. Alcuni di loro addirittura hanno riportato sul corpo dei segni visibili, come ad esempio dei lividi o dei graffi. Ovviamente tutto questo ha attirato l'attenzione degli operatori dell'occulto che si sono recati sul luogo, hanno svolto delle indagini e hanno effettivamente rilevato una concentrazione di forze del male veramente molto molto alta. È stato anche chiamato un sacerdote esorcista perché compisse appunto un esorcismo in questo cimitero. Ma a metà del rituale il sacerdote si è fermato dicendo che era talmente alta la concentrazione di forze del male che lui aveva paura che potessero ritorcersi contro di lui e quindi il rito è rimasto a metà. Dopo qualche giorno, per cause assolutamente inspiegabili, questo sacerdote è morto all'improvviso. È veramente un luogo molto particolare. Io non sono mai stata in Scozia e se andassi a Edimburgo forse sarei un po' incuriosita da questo cimitero, ma non credo poi alla fine che avrei il coraggio di entrarci, devo essere sincera. Se qualcuno di voi è stato in Scozia, in particolare è andato a vedere questo cimitero, magari fatemelo sapere, raccontatemi la vostra esperienza perché davvero sarei curiosissima di sapere, insomma, di leggere qualche esperienza reale, magari fatta da voi che mi seguite. Io vi ricordo che nelle playlist del mio canale trovate tutti gli argomenti che io tratto, quindi date un'occhiata perché magari trovate anche altre cose che vi possono interessare. Vi invito ad iscrivervi se non lo avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!